Si era allontanato con l'intento di scattare una foto, ma la furia dell'acqua, aumentata a causa del maltempo, l'ha travolto, facendolo precipitare nel vortice dal quale non è più riemerso. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi alla cascata bassa di Fanes, nell'omonima valle a Cortina d'Ampezzo. L'uomo, romano di 38 anni, stava camminando sul sentiero attrezzato in compagnia della moglie che ha dato l'allarme. Nella zona dal primo pomeriggio si sono concentrate le ricerche, a cui hanno preso parte anche i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Venezia. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del corpo dell'uomo, visto l'aumento della portata dell'acqua del torrente che ha intorpidito la cascata e ha alzato il livello dello specchio d'acqua. Sempre nel primo pomeriggio, un alpinista lussemburghese di 60 anni è precipitato dal Monte Dolada. L'uomo era partito assieme a due amici dal rifugio Carota. Raggiunta la cima del Dolada, i tre erano intenzionati a scendere lungo la via normale che passa dal bivacco Scalon, dove però non sono mai arrivati. L'ipotesi è che abbiano perciò seguito una traccia sbagliata e arrivati sopra alcuni salti di roccia verticale, il sessantenne scivolato, scomparendo nel vuoto. La salma è stata recuperata dall'equipaggio dell'elicottero del SUEM. Sotto shock uno degli amici, che è stato soccorso a 1500 metri di quota.